alla quarta puntata di L'arte di essere di Voce di Strada. Oggi tratteremo la visaggistica e vedremo come si disegna un volto umano. Come precedentemente detto, gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi io personalmente comincio sempre dagli occhi, però ci sono delle regole, degli schemi tecnici da seguire per rendere reale il disegno. Iniziamo con un cerchio. Non deve essere perfetto. Vi ricordo che sto utilizzando la sanguigna, precedentemente spiegata come materiale grafico. Più o meno segniamo il centro del cerchio, tracciamo una linea verticale e una orizzontale, tipo una croce. La linea verticale la facciamo scendere più giù. Tracciamo altre linee laterali. Giusto per renderci conto della proporzione del volto. Allora, dove abbiamo tracciato la linea orizzontale, andremo a disegnare i nostri occhi. Facciamo una curva su entrambi i lati, cercando di farle della stessa misura. Contratti molto leggeri. Al centro disegniamo la pupilla e dove colpisce la luce, quindi un cerchietto bianco che rimarrà bianco. E andiamo a definirlo, producendolo in modo reale. Marchiamo quindi le palpebre. Parte centrale dell'occhio. Ovviamente andiamo a fare anche di marcare di più le palpebre, in questo modo qui, e disegniamo le ciglia, marchiamo bene. Ok, abbiamo i nostri occhi, ovviamente con la tecnica base. Andremo a disegnare ora le sopracciglia. Tracciamo una seconda linea al di sopra degli occhi, orizzontale. Tracciamo delle linee un po' inarcate che diano l'impressione di sopracciglia. E andiamo a tratteggiare. Per dargli forma.
cerchiamo sempre di farle uguali. Ok. Ovviamente gli occhi sono quasi fatti. Poi dopo vedremo il chiaroscuro, il contrasto tra luce e ombra per definire meglio il volto. Dove finisce la linea all'interno del nostro cerchio, la linea verticale, andremo a fare il naso. Cerchiamo di riprodurre sempre in modo reale il naso. E di collegarlo agli occhi. Seguiamo una forma triangolare per il naso, poi vedremo come elaborarlo dopo col chiaroscuro. Di sotto del naso, la bocca, seguiamo sempre la linea verticale. Andiamo a disegnare la linea del labbra superiore, poi quelle inferiori. In questo modo. Diciamo che il nostro viso sta prendendo forma. Ora, lateralmente, dove abbiamo tracciato le linee, andiamo ad arrotondare un po', disegniamo il mento, andiamo a dare una forma un po' più allungata, triangolare al volto. Questo spazio lo lasciamo libero, questo spazio dove finisce il cerchio, cominciamo a disegnare i capelli. Andiamo a cancellare con la gomma quelle che erano le nostre linee guida.
andiamo a marcare i tratti. La sanguigna deve essere usata come il carboncino, quindi i tratti che vogliamo marcare li rendiamo più evidenti. Andiamo a creare quell'effetto di chiaroscuro in modo che si evidenzi da dove proviene la luce. Ovviamente questa è una figura immaginaria, quindi è giusto per spiegare la tecnica base. Marchiamo di più i tratti del naso. Ogni tanto sfumiamo col dito. Questa è la tecnica base della visaggistica. Ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo il sito internet www.vocedistrada.it se volete dei suggerimenti o dei chiarimenti o anche proporre qualcosa. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!